lass ihn schon hingeschalten, hä? Lass ihn hingeschalten schon. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend oder Nachmittag und willkommen zum achten Spieltag der Hinrunde der Serie A1 der Damen. Signore e signori, buon pomeriggio e benvenute e benvenuti all'ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile. La gara di oggi vede l'SSV Brix Südtirol opposto all'Alibest Espresso Mestrino. Presentiamo le squadre iniziando dalle nostre ospiti con il numero 2, Giorgia Dalle Fusine. Un cordiale benvenuto anche da Paul Cestari che vi parla dallo Palo Sport di Via Laghetto di Bressanone, dove tra poco avrà inizio la gara valevole per l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie A femminile di Palamano tra il Brixen Südtirol e l'Alibest Mestrino. A confronto due squadre che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo di prim'ordine nella lotta per lo scudetto. Quest'anno invece entrambe hanno rinnovato profondamente il loro organico e ne stanno pagando le conseguenze. Il Brixen attualmente è settimo in classifica e il Mestrino penultima con una sola vittoria all'attivo. Tre sono invece le vittorie del Brixen Südtirol che nelle prime tre giornate ha raccimolato 6 punti, poi è incappato nella sconfitta esterna contro il Casal Grande, ha perso in casa di stretta misura di un solo gol contro il Pontinia e sabato scorso ha dovuto soccombere alla forte squadra dell'Erice in Sicilia. Per quanto concerne invece il Mestrino,
C'è l'unica vittoria interna con il Teramo 30-28 alla terza di campionato. Però ultimamente le giallo-nere si sono un attimino riprese, perdendo di un solo gol in quel di Padova e tenendo testa a lungo nell'ultimo incontro casalingo con il Pontinia. E si parte con il Brixen Südtirol in possesso di palla. Nidi Habicher sulla posizione di terzino destro, fuori in questa formazione iniziale Ligia Putt, che unitamente al Lukin è l'ex di turno di questa partita, che si profila molto importante per entrambe le squadre. C'è un fallo di piede degli ospiti, 9 metri già eseguito. Muratovic con un bel tiro da fuori centra subito l'angolo lungo e porta in vantaggio il Brixen Südtirol. Dalle fusine in cabina di regia della squadra ospite, affiancata da Anita Rubin con il numero 8 e da Ilaria Lain con il numero 15. Ed è proprio Anita Rubin che punta la difesa brissinese, ove è fermata fallosamente da Nelly Habicher. Prima munizione subito al primo minuto di gioco. Rubin dalle fusine. Rubin dalle fusine, dialogano, si inserisce anche la Lain. Prima parata di Francesca Lukin su tiro di Rubin. E riparte il Brixen con la Muratovic, che mette in azione la Habicher. Habicher, alla quale viene fischiato lo sfondamento. Palla dunque alle ragazze ospiti, che impostano la loro azione offensiva sempre con la Lain, che per la cronaca è la miglior realizzatrice della squadra ospite con 42 marcature in queste prime 7 partite di campionato. Carlotta Pugliese, ruolo di pivot, il capitano della squadra. E ancora la Lukin a dire di no al tiro di Bojana Jevremovic. Bel servizio di Muratovic sulla Di Pietro, che entra tempestivamente nella difesa ospite e allunga sul 2-0. Buon inizio di gara del Brixen, che è riuscito ad andare due volte a segno, mentre sul versante opposto la Lukin si è opposta due volte ai tiri della squadra ospite. Dalle fusine, palla che finisce a lato, bel servizio di Muratovic sulla Vegni, che però si vede parare il suo tiro dal numero 16, Yvonne Giulgherova. Ottima occasione sprecata dal pivot brissinese, però altrettanta bella la parata del numero 16, ospite, molto attiva dalle fusine in centro dell'attacco. Pugliese, Rubin, c'è una spinta di Hilbert su dalle fusine, 9 metri. Eseguito dalla Pugliese. La rete, il numero 15, Ilaria Lain, raccorcia così. E bellissima rete di Nelly Habicher sul versante opposto, 3-1.
Nelly Habicher, giunta quest'anno dal Brunico, dove era il perno della squadra, si sta inserendo sempre meglio nell'organico delle campionesse d'Italia, che sono tuttora ancora alla ricerca di quell'amalgama che l'ha resa imbattibile la scorsa stagione. Muratovic, Habicher, Di Pietro. Ecco, ancora fallo del numero 19 di Gloria Chiarotto su Esma Muratovic. Gli arbitri decretano senza tentennamenti il tiro dai 7 metri sulla palla Giorgia Di Pietro. Il tiro della Di Pietro si stampa prima sul palo destro per poi finire in rete. 4-1 dunque per le padrone di casa. La in. Adesso al tiro è andato il numero 8, Anita Rubin, fermata fallosamente da Giorgia Di Pietro. Numero 17. Ancora fischiato uno sfondamento alla squadra ospite. Va via il Brixen in seconda fase. Di Pietro, bel servizio per Violetta Regni, che realizza la sua prima rete in questa partita. Un inizio di gara decisamente positivo per la squadra di Hubinessing, che deve vincere ad ogni costo questo scontro per non vedersi invischiato nei fondali della classifica. Bel servizio del numero 2 dalle Fusine. E ancora difesa in area per le ospiti. E rigore per il Brixen ancora. Giorgia Di Pietro. Finta. Ed è anche abbastanza fortunata Giorgia Di Pietro, che si vede intercettata la palla dalla Giulgherova, però la palla finisce comunque oltre la linea ed è il 6-2. Tiro in doppio appoggio. Il numero 15, l'aria line, consente alle ospiti di accorciare le distanze. Già da Babbo, Muratovic, bellissima rete della Muratovic. Nell'angolo lungo, all'incrocio dei patri, nulla da fare per Ivon Giulgherova. Parata della Lukin, bellissimo lancio in contropiede per Sara Hilbert, che così riesce ad andare a segno e ad aumentare il parziale sull'8-3. Primo time out chiesto dal Mestrino, che ovviamente avrà l'una e l'altra cosetta da aggiustare, soprattutto in fase difensiva.
e soprattutto non ha avuto chance nella partita di sabato scorso in quell'Erice contro una squadra che certamente quest'anno dirà la sua nella lotta per lo scudetto unitamente al Pontinia e al Salerno. Si riprende dunque con il Mestrimo in possesso di palla. Rubin, Lain, tra le fusine, la palla finisce, bellissimo, bellissima azione del Brixen, c'era il passaggio di Babbo per Sara Hilver che però poi ha commesso infrazione d'area e così la palla è entrata nella disponibilità del Brixen che adesso proprio ad opera della Hilver riesce a recuperare una palla in fase difensiva. Dicevano Francesca Lupin, l'ex di turno unitamente a Ligia Put. E c'è la rete di Giada Babbo dall'ala, pur contrastata dalla sua diretta avversaria, è riuscita a mettere nel sacco. 9-3. Fusine, Rubin, il tiro della Lain è intercettata dal Lukin, Giada Babbo fa intravedere la sua immensa classe, un bellissimo contropiede, quello che era mancato in questo inizio del campionato era un po' l'intesa tra le due indiscusse fuori classe delle bianco-azzurre, ossia Babbo e Muratovic, che ovviamente hanno dovuto appena trovare l'intesa. Bel recupero della Vegni e va via la Hilber, che però fallisce clamorosamente tutta sola davanti alla porta di Djulgarova che con il piede destro intercetta il pallone. Rubin dalle fusine, tentativo di Kempa e bellissima rete degli ospiti che accorciano così le distanze. Un po' superficiali le brissinesi in questo frangente d'attacco. Ne approfittano gli ospiti che vanno al tiro con la Bukur. Scusate, con la Jevremovic, che però il cui tiro viene neutralizzato dalla Lukin che si sta dimostrando in gran forma in questo inizio di partita. Per la cronaca, il Brixen questa settimana ha potuto allenarsi poco e niente per via di un'influenza che ha colpito diverse giocatrici. Forse anche questo è il motivo per il quale la Put non sta giocando, però c'è la Muratovic irresistibile per la posizione di terzino sinistro che aumenta sull'11-4. Rubin, Stefanelli, Irene Stefanelli rientrata in squadra dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, per la rottura dei legamenti crociati, giocatrice faro che infatti adesso assume la regia al centro dell'attacco ospite. Il tiro della Stefanelli finisce però a lato della porta difesa da Lukin. Ecco che ora fa il suo ingresso in campo
Ligia Put al posto di Giorgia Di Pietro. Muratovic si sposta al centro dell'attacco, Put sul ruolo di terzino sinistro, Vigni gira palla, Habicher, Put, il passaggio da Put è poco preciso e finisce a lato, approfitta il Mestrino che va via in contropiede e segna con la Stelfanelli. C'è un fallo sulla Muratovic. Bella difesa degli ospiti. Bel tiro della Muratovic che viene però neutralizzato da Yvonne Djulgarova. Nulla di fatto dunque in questa azione d'attacco. Qualche occasione sprecata da parte dei padroni di casa che potrebbero avere un vantaggio ancor più cospicuo di quello delle sei reti attualmente sul tabellone. Butta via la palla la Bojana Jevrovomic. Si riprende con la rimessa laterale di Lukin. Muratovic, Habicher. Si intromette in azione anche Giaro Babbo. La palla finisce alla Hilver che però sbilanciata manda la palla sul fondo. Sarà Hilver che sta attraversando un periodo non troppo felicissimo dal punto di vista delle realizzazioni. Giocatrice da nazionale, solitamente è in grado di segnare diverse reti che però attualmente non riesce a trasformare. Il tiro di Rubin è appannaggio della Lukin. Servizio di Muratovic sulla Babbo che viene fermata fallosamente da Ilaria Lain. Hilbert Habicher. Riesce a intrufolarsi dalle maglie ospite Neri Habicher, che realizza così la sua seconda rete. Adesso fa altrettanto sul versante opposto Anita Rubin, che trova un varco per insaccare Giada Babbo. E Put anche, Ligia Put riesce ad andare a segno contro le sue ex compagne con un secco tiro nell'angolo basso della porta difesa da Djulgarova. E sul 13-6 siamo giunti al 17° minuto del primo tempo di una partita giocata con un buon ritmo. Questa volta gli arbitri decretano un rigore per fallo di Vigni sul numero 41, sul numero 41 Carlotta Pugliese, ed è Irene Stefanelli che tira il rigore. Fortunata in questo frangente perché la Lukin aveva intercettato la palla, che però è comunque finita in porta. Habicher, Muratovic, brutto passaggio
che finisce nelle mani degli ospiti, errori questi che sarebbero da evitare. Bojan Jevremović cerca di scavalcare già da babbo, non ci riesce anche perché è fermata fallosamente, 9 metri già eseguito con Stefanelli che ha assunto la regia del gioco ospite. E bellissimo passaggio della Stefanelli su Pugliese, il cui tiro però è ancora neutralizzato da Luquin. Rubin, Pugliese, Stefanelli, Stefanelli che viene fermata fallosamente. È incredibile ancora la Havi, la Hilbert fallisce clamorosamente, tutta sola davanti alla squadra ospite. Onore al numero 16 Giulgarova, che certamente ha anche il merito di aver neutralizzato un tiro tutto sommato deciso. Sul fronte opposto rigore adesso per le ragazze ospiti, sulla linea Maria Carolina Rauli che riesce ad andare a segno dopo che il suo tiro è rimbalzato dal palo nella porta. Nel frattempo il Brixen gioca in inferiorità numerica per una esclusione di Nelly Habicher. Come consuetudine Huvinessing ordina l'extra player, porta vuota dunque. C'è un fallo su Ligia Putt. 9 metri già eseguito. Muratovic, il tiro della Muratovic finisce oltre la traversa, non si intravede la di Pietro della palla che era giunta nei suoi pressi, velocissime le ospiti che però non riescono a approfittarne, il tiro di Ilaria Lain è neutralizzato per l'ennesima volta in questa fase iniziale da Francesca Luquin, che si sta veramente dimostrando un baluardo insuperabile in questo inizio di gara. Put, Muratovic mi sta dando le istruzioni, Huvinessing chiede il time out. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Impegnate due squadre che già l'anno scorso sono giunte nelle semifinali scudetto. Concentriamoci per ora su questa contesa femminile altrettanto importante per entrambe le squadre, se non per la lotta attualmente al primato, ma per una posizione di classifica, per miglioramento della posizione di classifica che è insoddisfacente per entrambe. Il Brixen conduce con 5 reti di scarto, sta disputando una bella partita, c'è però qualche errore di troppo. Muratovic, passaggio per Lavegni che viene strattonata, gran tiro della Muratovic che in elevazione manda la palla sotto la traversa, rete importante perché conseguita in situazione di inferiorità numerica.
Rubin sta dialogando con la Stefanelli. Rein. Ed è sempre la Stefanelli che riesce a imbeccare la sua compagna. Un rigore adesso a favore degli ospiti, che lascia quantomeno perplessa la squadra brissinese. Rigore della Stefanelli. E palla tra le gambe di Bettina Gruber, che per l'occasione ha rilevato Francesca Luchin. Elisa Sozio adesso al posto di Sara Hilver sulla posizione di ala destra. Questo perché Sara Hilver ha già fallito clamorosamente più di un'occasione da rete. Put. Nove metri. Bella rete di Ligia Put, che con un sottomano sorprende la Giulia Roma. Riprende il mestrino sotto la regia di Rubin, Stefanelli, Lain. Stefanelli, c'è una spinta di Sozio su Stefanelli che gli arbitri mandano sulla panchina la Sozio. Una decisione giusta, direi, perché queste spinte sono assolutamente da evitare. Rauli contro Luchin. E la Luchin neutralizza il tiro della Rauli con una manata che manda la palla sopra la traversa. Di Pietro, Muratovic, Put, Babbo che punta la difesa. Il tiro del Babbo finisce in rete, ma c'era stato il fallo di punizione per il Brixen, per un fallo su Babbo. Put, brava Ligia Put, che sempre in inferiorità numerica, ma segno per la sua squadra. Sì, 19, quando siamo giunti al 25esimo di questo primo tempo. Bella azione individuale di Anita Rubin, che con due finte, una a destra e una a sinistra, scavalca la sua diretta avversaria e non ha difficoltà a trafiggere la porta di Luchin. Ancora 25 minuti. L'inferiorità numerica per Brixen, che peraltro sinora non ha risentito troppo di questa, della mancanza della sesta giocatrice in campo. Put manovra con Muratovic. Di Pietro, Muratovic, finta della Muratovic. Di Pietro, c'è un malinteso tra Put e Hilbert. Passaggio da Put era, per la verità, imprendibile per la Hilbert. Altra occasione offensiva sfumata, con la possibilità del mestrino di accorciare il parziale. Stefanelli, bravissima Luchin, che di piede ferma il tiro. Giada Babbo, un arbitro aveva già mostrato la linea dei 7 metri, quello di campo però è 9 metri.
qua secondo me andava fischiato un fallo, perché decisamente la Muratovic era stata fermata fallosamente. Babbo porta la calma nell'azione offensiva del Brixen. Giorgia Di Pietro al centro dell'attacco adesso, bel servizio per Muratovic, finta della put, e la Muratovic si sta mostrando veramente grande in questa occasione, andando a segno per la quinta volta con un tiro in doppio appoggio sull'angolo sinistro della Giulgherova. Tiro senza troppe pretese di Anita Rubin, che non impensierisce più di tanto Francesca Lucchin. Mancano ormai poco meno di 3 minuti alla fine di questo primo tempo, con il Brixen che sta conducendo autorevolmente questa prima frazione di gioco. Servizio della Di Pietro che chiama in causa la put, il cui tiro però finisce oltre la traversa. Partono le ospiti con le solite Lain, Rubin e Stevenelli, che si avvicinano nelle posizioni centrali di retrovia. C'è un fallo sulla Lain, rimessa in gioco della Carlotta Pugliese. La Stefanelli cerca sovente il dialogo con la Pugliese. Va via adesso Giada Babbo, tutta sola. E realizza una delle sue reti ormai ultranote, con una girella contro la quale Jevremovic nulla può. 18-10. Vedremo se il mistrino riuscirà ancora ad andare a rete in questo ultimo minuto del primo tempo. La Stevenelli va al tiro, però gli arbitri avevano già in precedenza fermato il gioco per un fallo proprio sulla Stefanelli. C'è il tiro della Jevremovic dall'ala, gli arbitri ravvisano gli estremi del rigore. Ancora Stefanelli sulla palla e va a rete con una reazione tra le gambe della Lucchin. E sul fallo su Violetta Vegni finisce questo primo tempo con un parziale di 18-11 a favore delle padrone di casa. Regona la butte e ti fa eseguire il tiro, lo fa ma con una traiettoria oltre la traversa. Ecco, finisce qui dunque sul 18-11 questo primo tempo tra Brixen Südtirol e Anibrest Bressano. Ci vediamo tra poco.
was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
Bentornati su Eleven Sport per seguire il secondo tempo della partita Brixen Südtirol contro Alibrest Mestrino. Risultato del primo tempo 18-11 a favore dei padroni di casa, che tutto sommato hanno tenuto in pugno l'incontro sin dall'inizio, avvantando subito un consistente vantaggio che poi sono riusciti a tenere senza soverchi problemi. Il Mestrino, da par sua, non ha saputo reagire in modo convincente alle folate offensive delle padrone di casa e soprattutto si sono viste parare diverse conclusioni proprio dalla loro ex compagna Francesca Lukin. Lukin che si è dimostrata in gran forma proprio in questo primo tempo, dopo che anche lei nelle ultime partite non sempre era riuscita a esprimere le sue pur grandi potenzialità. Concentriamoci dunque su questo secondo tempo con Stefanelli che va subito a segno. Giada Babbo! Giada Babbo e Stefanelli, due giocatrici che entrambe hanno segnato reti di notevole pregio tecnico. Stefanelli che, come detto prima, si sta riprendendo dalla sua lunga assenza per infortunio. Nove metri per il Mestrino. La in. Perde la palla, va via Giada Babbo, tutta sola. E va a rete. Giada Babbo, che anch'essa si sta riprendendo da un periodo non proprio esaltante. Sul fronte opposto la conclusione di Lain finisce a lato, la via Brixen in seconda fase, Nelly Habicher, Di Pietro, servizio su Violetta Regni, fermata fallosamente e tiro dai 7 metri. Se ne incarica Esma Muratovic, che sinora aveva già segnato 5 reti su azione. Bella rete all'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore ospite. Lain cerca di divincolarsi dalla presa di Esma Muratovic. Pregevole segnatura di Giorgia dalle fusine che riesce a superare la difesa bianco-azzurra. Habicher, Muratovic, Babbo che sempre più si sta mostrando al centro attacco. Bel servizio per Sara Hilber. Fallo non rilevato Di Pietro, il tiro sottomano della Di Pietro è fermata dal difensore ospite che manda via il numero 15 Ilaria Lain, che però non riesce ad agguantare la palla che così finisce sul fondo. Finta di Giada Babbo, fermata farosamente, fallo non rilevato dagli arbitri. Sfondamento che solo uno dei due arbitri aveva ravvisato anche in questa occasione. Qualche incertezza. Va via la Muratovic. S-
Si stanno dialogando Muratovic e Babbo. Habicher. Mano degli arbitri alzato nel segno di passivo. Habicher. Tiro della Habicher sotto fallo, però gli arbitri decretano 9 metri. Muratovic, il tiro della Muratovic è senza troppe pretese, para la Giulgerova che manda via la line. Il passaggio però non è dei migliori e così la palla finisce sul fondo e consente al Brixen di ripartire in tutta tranquillità con la Di Pietro. Nijaput, anch'essa reduce da un attacco influenzale questa settimana senza allenamenti, ha preso nuovamente posto in panchina. Pasticciano le brissinesi in questa fase d'attacco, tanti errori tecnici su entrambi i lati. Il tiro della Stefanelli è parato dalla Lukin che manda via la Habicher. Habicher Di Pietro, Muratovic. Il tiro della Babbo è neutralizzato dalla Giulgerova. Brava anche la portiere ospite che in più di una occasione ha detto di no alle attaccanti bianco-azzurre. Uvinissing, incita le ragazze a non mollare. Il tiro della Rauli finisce a lato. Habicher, Muratovic, Babbo, bella intesa tra le due. E questa volta la Babbo manda la palla vicino alla testa della Giulgerova. E va a segno per la sesta volta. Giada Babbo, che per la cronaca ricordiamo ha sempre assunto una delle prime posizioni nella classifica delle marcatrici della Serie A1 femminile. Stefanelli, doppio. Gli arbitri optano però per il fallo a favore del Mestrino, eseguito dalla Pugliese. Line, il tiro della Line finisce oltre la traversa, rimette in gioco la Lukin. Habicher, Muratovic, pasticcia la Di Pietro che non riesce a porre sotto controllo la palla. Conclusione della Rauli, che però non va a segno, e la serie negativa della Hilbert prosegue senza sosta. Sarà almeno la quarta o quinta conclusione fallita tutta sola davanti alla portiera ospite. Un periodo decisamente no della Hilbert. Si sta scaldando l'assozio che presumibilmente tra poco la rivelerà. C'è un fallo dalle Fusine, che in elevazione aveva tentato di andare alla conclusione. Stefanelli, dalle Fusine, Pugliese, Lain, finta della Lain che cerca il pivot, la palla viene intercettata di piede dalla difesa, 9 metri. E il tiro. Hilbert ancora sola. E questa volta finalmente riesce a segnare la sua seconda rete. Time out chiesto dal Mestrino quando il vantaggio delle brissinesi ha raggiunto
10 reti. Quello che ha mostrato il Mestrino finora è veramente poco e non sembra in grado di consentire di raggiungere altri punti ai due soli in classifica anche quest'oggi, per cui necessariamente la squadra ospite si vedrà coinvolta nella lotta di fondo classifica, dove solamente il Teramo sinora è rimasto all'asciutto di punti. Per il Brissanone potrebbe essere un'occasione di liberarsi dal periodo negativo delle ultime giornate in vista del recupero con il Padova e la partita col Teramo, che dovrebbe consentire di guadagnare altri due punti e rientrare così quantomeno nelle 8 squadre che si contenderanno la final della Coppa Italia a febbraio. Però questa è musica futura, intanto concentriamoci su questa partita che vede il Mestrino giostrare in attacco, Lain, palla recuperata dalle brissinesi, Di Pietro in becca Giada Barbo in contropiede e la Barbo non perde l'occasione per andare a segno la settima volta. Nel frattempo c'è un fallo per la difesa brissinese, 9 metri, pugliese, dalle Fusine, Lain, c'è un fallo di Giorgio Di Pietro, 9 metri già eseguito. Questa volta il giro su se stessa dalle Fusine rimane senza successo. C'è comunque fallo. Stefanelli, mano delle arbitre alzata. Alla meglio la giocatrice ospite. Palla bloccata dalla, ecco, bellissima rete di Violetta Vegni che conclude un contropiede. Lanciata dalla Babbo. 25-13 all'undicesimo del secondo tempo, passivo per gli ospiti che si fa facendo piuttosto pesante. Stefanelli, questa volta Stefanelli riesce ad andare a segno dall'ala, piazzando la palla tra i piedi del benissimo pallonetto di Esma Muratovic, che con un pallonetto supera l'estremo difensore ospite. Difficoltà nel controllo di palla degli ospiti che mantengono comunque la palla. Muratovic blocca Lain, scusate. Va via il Vixen ancora con Giada Babbo, che non si fa pregare due volte e mette a segno la sua quinta rete, quale si aggiungono le tre del primo tempo. Quello che il Brixen sta dimostrando ora è il gioco dello scorso anno, dove con una difesa attenta riesce poi
a mandare in contropiede la velocissima Giara Babbo. Nel frattempo Giorgia dalle Fusine accorcia con un bel tiro e rientra in campo nel Brixen. Ligia Put, la romena arrivata quest'anno, Habicher, Put, Hilbert, scusate, che non riesce a piazzare il tiro dall'ala. Questa volta giustamente gli arbitri sanzionano un blocco irregolare che aveva consentito la Indian di a segno. Sulla posizione del pivot vediamo ora l'avvicendamento tra Vegni e Ficoler. Ficoler è una giovane che sinora ha avuto poche possibilità di giocare. Bel servizio di Habicher su Muratovic, che però in questo frangente si vede bloccare il suo tiro dalla portiera. Il passaggio è poco preciso. C'era sì un fallo della Di Pietro, però per somma meraviglia di tutti i presenti, gli arbitri decretano 2 minuti contro Giorgia Di Pietro, 9 metri. A favore delle ospiti. Palla rimessa in gioco da Carlotta Pugliese. Pochi i cambi della panchina ospite che tiene in campo sempre le stesse giocatrici, che sicuramente ora risentiranno anche della fatica. Nove metri. Il pallonetto della Jevremovic finisce sulla traversa. Ancora 1 minuto con il Bressanone in inferiorità numerica, che sta manovrando in situazione di sovraplayer. Bel servizio della Hilbert su Violetta Vegni, che si destreggia molto bene e dalla posizione di mezzo destro in sacca. Bella partita anche di Violetta Vegni, che è la sua terza marcatura. Siamo giunti nel frattempo al 15°, cioè a metà della ripresa. Ancora un errore tecnico delle giocatrici ospite che consentono al Brixen di impostare con calma l'azione offensiva quando mancano ancora 6 secondi, scusate, alla fine del periodo di sospensione. Coach Nessin però nel frattempo ha chiesto il suo secondo time out. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Delle padroni di casa, perché il vantaggio di ben 13 reti non consentirà certo al Mestrino di rimettere in discussione la vittoria delle ragazze di Nessin, per le quali comunque è un'ottima occasione di migliorare ancora l'intesa di gioco, soprattutto in fase offensiva, tra Muratovic, Put e Babbo, nel mentre
siamo in grado di notare come Mary Abigail si sia inserita in modo egregio nell'organico di Nessun. Babbo, strattonata da Babbo. Ecco, se proprio vogliamo, Di Pietro, e anche la Di Pietro fallisce una facile occasione, imprimendo alla palla un effetto che la fa andare oltre la traversa dopo il rimbalzo a terra. Ecco, se proprio un orbo si può fare alla putta, è quello di non andare con la necessaria frequenza al tiro. Ecco Ligia Put che rallenta l'azione. Nel frattempo c'è una mossa tattica della panchina ospite. Ligia Put questa volta tira, però la palla non trova lo specchio della porta. Tattica consistita nel marcamento a uomo di Esma Mumetovic da parte di Bojana Jevremovic. Cercato il pivot che però non riesce a prendere la palla, 9 metri eseguito dalle ospiti, fermata fallosamente Erika Losco, entrata nella posizione di terzino destro. Palle Fusine fermata sul versante opposto. Il tiro sottomano finisce a lato. Imprecise le conclusioni delle ragazze ospiti. Adesso Ruby Nessun avvicenda alcune delle sue titolari, consentendo alla giovane Sofia Kiesenhofer di fare un po' di esperienza sulla posizione di ala sinistra. Abicher, sozio. Abicher, mano alzata. E la puta è anche sfortunata, perché questo sottomano di pregevole fattura finisce contro il palo e poi sul fondo. Bella conclusione del numero 29, Elisa Campagnaro, che sigla la rete numero 16. Entrambe le panchine mandano ora in campo i rincalzi proprio per fare esperienza, risultato mai conseguito. Ancora un tiro della Put che finisce sul palo. Questa volta il sottomano di Giorgia dalle Fusine non lascia scampo a Francesca Luchin. Ecco il marcamento stretto su Esma Muratovic. Anche questa è un'occasione per Brixen. Cercare di giocare senza il suo playmaker. Nel frattempo Nili Habicher, in caduta, riesce a segnare. Bloccaggio della Put sul numero 10. Fallo su Anita Rubin, 9 metri già eseguito. Il passaggio dall'ala sinistra a quella destra non riesce. Palla che finisce fuori lato. Muratovic, marcata ormai a
a uomo, abiter, sozio, put, abiter, evidente fallo su abiter non rilevato dalla coppia arbitrale, c'è un po' di confusione in questa fase, confusione che agevola il numero 10 Eric Alosco, che riesce così a accorciare le distanze. Nelly Habicher, fallo ravvisato per gli arbitri, palla alle ospiti, Muratovic intercetta il passaggio, Ficoler, Muratovic, Habicher, put, Habicher, adesso veramente la formazione in campo del Brixen è inedita, per forza qualcuno dovrà andare al tiro, strattonata la put dal numero 10 Losco, 9 metri. Qualcuno adesso dovrà tirare per non incorrere nella perdita del pallone per il passivo. E questo lo fa Ligia Put con la sua prima rete in questo secondo tempo. Altra nuova apparizione in campo da parte di Gloria. Posizione di più, tutte le giocatrici hanno l'opportunità di fare esperienza in questo finale di partita quando mancano 7 minuti alla fine. Si gira su se stessa da Losco, viene fermata fallosamente dalla Muratovic. Rocambolesca rete delle ospiti, che fortunosamente riescono ad acciuffare la vagante sulla linea di 6 metri. Sozio, finalmente questa è la Ligia Put che tutti vogliono vedere. Un bel tiro. Manda via prima la Muratovic che restituisce la palla e put, va a segno. Bel gesto della Muratovic. Va a segno il numero 22 Jevremovic, la sua prima segnatura nella porta brissinese. Nel frattempo ha preso posto Bettina Gruber, terza portiera. Bellissimo, bellissima azione di Nelly Habicher che va via da sola con una finta. Viene poi braccata e bloccata da Gloria Chiarozzo, che si prende anche due sacrosanti minuti. Ed è a rigore. E al tiro va proprio una giovane brissinese, la Sofia Kiesenhofer. Brava la Kiesenhofer, che segna la prima rete della sua carriera in prima squadra. Cinque minuti ancora da giocare con il risultato 33-20. Bella azione offensiva e altrettanto bella parata di Bettun Gruber. Passaggio da Muratovic, non trova il bersaglio. E qui si vede tutta l'esperienza della Muratovic, che provoca uno sfondamento della sua
in rete, giocatrice avversaria, e si prende uno sfondamento. Put, il tiro della put, questa volta è telefonato e consente alla Yvonne Giulgherova di intercettare la palla. Veramente protestato contro una decisione arbitrale. Losco. Dalle Fusine. Rubin, Losco, scarica sull'ala, brava la parata di Bettina Gruber. Ancora il Brixen con la Muratovic in cabina di regia. Sozio è una grossissima occasione di andare a segno tutta sola sui 6 metri. Molto impacciata la Ficoller, che nel tentativo di recuperare la palla commette un fallo veramente banale e giustamente si prende 2 minuti. C'è qualche betto in panchina, probabilmente le rimostranze nella panchina ospite sono dovute o al fallo subito dalla giocatrice numero 2 o a qualche irregolarità sulla panchina. Sette metri. Ospiti sulla palla Giorgia dalle Fusine contro Bettina Gruber. E segna la sua quarta rete la dalle Fusine, che corona in tal modo una partita veramente giocata all'insegna. Intesa put, Muratovic è sulla linea dei 6 metri. Ora le difese si stanno allargando e consentono qualche conclusione in più. Bettina Gruber corona il suo intervento con un'altra bella parata. Put! Ligia Put, che per forza dovrà aggiustare un pochettino il suo tiro. Fa meglio il numero 10, Losco. Si mette dentro la palla tutta sola sui 6 metri. E così scoccato l'ultimo minuto con il Brixen ancora in possesso di palla. Hofer fermata fallosamente 9 metri. Vedremo se le brissinesi riusciranno ancora ad andare a segno. Bella azione individuale di Ligia Put, che fa tutto da solo e in sacca per il 35-22. Palla intercettata dalla Kiesenhofer, dove siamo veramente agli sgoccioli, e su questo passaggio sbagliato della squadra ospite finisce questo incontro tra il Brixen Sud Tirol e l'Alibrest Mestrino sul punteggio di 35.
il risultato che fa molto bene alle padrone di casa, che sono riuscite così a scolarsi di dosso un periodo non proprio felice e aggiungere altri due punti a quelli sei, a quei sei già racimolati in precedenza. Invece il Mestrino anche quest'anno dovrà rassegnarsi a recitare, diciamo così, un campionato non proprio all'altezza di quello passato e di concentrarsi sulla lotta per la retrocessione. Qui a Bressanone è tutto, nel ringraziarvi per l'ascolto e la visione, colgo l'occasione per porgervi i miei migliori saluti.